Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre e rifiuti il tuo stesso. Ovvero, se proprio non lo vuoi fare, giurami soltanto che mi ami, io smetterò di essere una Capuleti. Devo continuare ad ascoltare oppure rispondere a ciò che dice? È solamente il tuo nome, essere ostile, tu saresti sempre lo stesso, anche se non fossi un Montecchi. Cosa vuol dire la parola Montecchi? Non è una mano, un braccio, un viso, né un'altra parte che appartiene a un essere umano. O sì, qualche altro nome, quello che noi chiamiamo col nome di Rosa, anche chiamato con un nome diverso. Conserverebbe ugualmente il tuo dolce profumo. Allo stesso modo, Romeo, se portasse un altro nome, avrebbe sempre quella rara perfezione che possiede anche senza quel nome. Rinuncia quindi al tuo nome, Romeo, in cambio di quello che tuttavia non è una parte di te, accogli tutta me stessa. Ti prendo in parola, d'ora in poi non sarò più Romeo. Chi sei tu, così nascosto nella notte? Inciampi nei miei pensieri più nascosti, non sordirti chi sono io, adoperando un nome, perché il mio nome, o diletta santa, è odioso a me stesso, perché è nemico a me, e non di meno, strapperei il foglio dove lo trovassi scritto. Giulietta e le mie orecchie non hanno ancora udito un centinaio di parole pronunciate dalla tua lingua, e non di meno riconosco la tua voce. Non sei forse tu Romeo? Perché uno dei Montecchi? Non sono né l'uno né l'altro, fanciulla, se a te questo dispiace. È come se giunto tu fino a qui fossi. Dai, dimmi come e perché le mura del cortile sono irte e difficili da scalare, e questo luogo, considerato chi sei tu, potrebbe significare la morte se qualcuno della mia famiglia ti scoprisse.